Ehi, la ciurma, riprendo a registrare dopo aver sbollito un attimo la delusione per le stupide scelte che sono state, che ho effettuato nello scorso episodio. Siamo decimati, non abbiamo più quasi nessuna persona nel nostro equipaggio, abbiamo la nave completamente distrutta e dovremo spendere tutti i nostri averi, probabilmente, per riuscire a recuperare quello che avevamo un tempo. Abbiamo due parti, tra l'altro, danneggiate, che sono rimaste danneggiate. E nulla. No, devo andare dall'apothecary per far curare me. E dobbiamo andare a prendere della nuova gente. Dobbiamo prendere un marinaio, un navigatore e non abbiamo neanche abbastanza gente. Non abbiamo neanche più soldi, non abbiamo neanche più soldi, come cavolo facciamo? Abbiamo bisogno di altri due cannonieri qua, invece non ce li abbiamo i cannonieri. Prendiamo uno spadaccino, per forza, con gli ultimi pochi soldi che ci restano. E dobbiamo andare a picchiare. A picchiare dei pirati per forza, sperando di guadagnarci qualche soldino, perché altro non possiamo fare. C'è una nave pirata là sotto e andremo là sotto, sperando di riuscire a tirare giù con facilità, anche se siamo in una situazione davvero pessima ora, perché la nostra gente non esiste più, la nostra gente è morta, la nostra gente è in mare. E purtroppo ci resterà. Se abbiamo questa situazione e andiamo qua contro questi pirati. Quanto ci è costato tirare giù quel forte? Avremmo dovuto abbordarlo subito il forte, non temporeggiare in questo modo sciocco. Speriamo di riuscire ad affondarli senza troppa difficoltà. Credo dobbiamo fare dei soldi adesso, ma davvero tantissimi soldi. E livellare la nostra gente, perché la nostra gente è scarsa ormai. La nostra gente non sa più che cosa vuol dire combattere, non sa più nulla. È un combattente, se non altro, adesso che potrebbe essere una cosa buona anche per difenderci dagli Alifron, mentre prima avevamo molti più cannonieri. E quindi eravamo più esposti ad altre tipologie di rischi, ecco. Vuoi pure sparare perché non mi sembra in questo momento che ci siano delle necessità particolari. Si arrendono. Va bene. Ok, i pirati sono così sconfitti, allora andrei quasi a riparare la nave perché so che se vado a prendere gli altri pirati subito mi attacca il loro boss, quindi ripariamo la nave con i pochi soldi che ci restano. E ma potremmo vendere un pochettino anche di provviste, eh? Abbiamo tante provviste, vendiamo. Sì, 350 provviste, vabbè, dai 300 provviste. Ok, 174, così abbiamo un po' di soldi, se per caso dovessimo poi trovare qualcun altro da poter reclutare, lo facciamo.
Non è che adesso si sono già refillati, no, è rimasto solo il medico, ma noi il medico abbiamo quello molto forte, quindi non ci conviene, ecco. Current experience 750, sempre il prossimo livello 750, perché al massimo non può salire più di così, verosimilmente. Niente, abbiamo tre che devono risalire. Questo è un bonus, guadagni esperienza più rapidamente. È un'ottima cosa. Niente, andiamo in mare e andiamo a cercare gli ultimi pirati. Dove sono gli ultimi pirati? Sono laggiù in fondo. E andremo laggiù in fondo e poi dopo ci occuperemo di un po' di eventi, magari con il punto esclamativo o di qualche altra nave sfusa. Mantenuto un ottimo morale, se non altro. Pensavo che la morte di tutti quei loro compagni avrebbe fiaccato gli animi, invece, per fortuna, no. E questo, tra l'altro, ci sbloccherà poi il cancello anche di sotto. Allora, vediamo un po' qual è la situazione attuale. Allora, loro sono parecchi, sono più di noi. No, sono quanti noi? Blueprint non possiamo prendercelo e niente, andremo a mantenere i soliti standard, insomma, di attacco. Loro hanno tutti i mortai, quindi ci faranno parecchio danno allo scafo, che non è una cosa poi così ottimale. Però, oddio, tu allontanati un attimo che... Ok. Allora, qua ci sono dei danni, vai a spegnere il fuoco e a riparare. Ok. Però si è messi bene, ma dobbiamo continuare in questo modo. Perché la situazione non è semplice da gestire. Più che altro perché dopo avremo i loro capi. Ok, è andata. Non abbiamo perso troppo scafo, se non altro, quindi dovremmo essere abbastanza tranquilli da quel punto di vista. Ok, 25, non ci hanno dato quasi niente. Però allora noi ci avviciniamo in là, vediamo se ci arrivano addosso i tizi, ci stanno arrivando da sopra. Dubito che riusciamo ad arrivare in porto. Però ci avviciniamo se non altro. Fossimo stati più vicini ci saremmo arrivati anche al porto. Ok, allora, il big boss della malavita organizzata qua. Allora, sono di una cosa più alta di noi, quindi niente. Niente blueprint. Qua occupiamoci di sparare un po' così in generale. Vediamo di mantenere la situazione. Sono meno di noi in questa situazione. Hanno anche meno esperienza. La gente è meno esperienziata di noi. Non so come mai, ma noto che ci sono dei cali di frame abbastanza importanti quando entriamo in combattimento, almeno vedo da quello che mi dice OBS. Io continuo a tenere la testa troppo bassa, scusatemi, avrete visto il mio mento sempre... No, teniamoci lontani, loro vogliono tenersi così vicini, ma anche no. Hanno le vele rotte, quindi teoricamente dovremmo comandare noi lo spazio a cui stare. Praticamente anche volessero abbordarci non fanno buona fine. Però fatto più che altro che se hanno delle colombrine che ci spazzano il ponte potremmo prendere parecchi danni prima che loro ci saltino addosso. Dai, sta andando abbastanza a buon fine, devo dire, l'attacco qua. Ma è...
Un pezzo non può essere mai distrutto del tutto, eh? No. Lo riparano sempre, comunque. Dai, che siamo a buon punto. Dai, ragazzi, tenete duro. E se OBS mi dice comunque 38, 40, abbastanza bassino. Allora, dai. E comunque no, queste fazioni sono solo dei combattimenti più, ma alla fine sono sempre solo combattimenti uno dopo l'altro, uguale alla fine. Mi sa che conviene tra l'altro che per un tot di tempo vada avanti facendo degli episodi senza registrare volta per volta tutti i minimi progressi, perché non sta succedendo granché. Se solo un farmare così... Pum! Distrutti. Allora, ripariamoci un po'. Non abbiamo tantissimi soldi e non ce n'è neanche nessuno da assumere qua. Quindi dobbiamo andare a cercare da qualche altra parte per un cannoniere. Allora, nella mappa quella generica. Ah, di sotto non sappiamo assolutamente nulla. Potremmo andare qua dove sappiamo che abbiamo uno sconto, però uno sconto solo per le cose generiche. Non so se è così importante. Vabbè, facciamo che fare un paio di eventi qua, allora poi andiamo dall'altra parte, tipo questo punto esclamativo. Andiamo a vedere il punto esclamativo, quello che è in mezzo a tutti i forti, visto che questi forti sono navigabili. Però non abbiamo più i pirati. Magari c'è un evento interessante qua in mezzo. Scusate. Ah. Ok, abbiamo trovato delle provviste. Molto buono. Molto buono. Andiamo a vedere il punto esclamativo qui giù sotto. Che era sotto il porto. Bah, 19 e poi alla fin fine sono 5 monete. No, non ne vale la pena, dai. Restiamo così. E qua sono tutti eventi nave. Ah no, c'è un evento punto esclamativo qua sopra. Qui c'è anche una campana là che però non abbiamo mai comprato. È una delle cose per cui dovremmo spendere i nostri soldi in futuro. È la campana, perché ci sono tanti eventi là che... Ah, ma non è successo niente? Che cosa che dice? Ah, ok, sono nascosti qua e mi parlano solo se siamo ricercati, ma no, non voglio farmi... mettermi dalla parte sbagliata della legge giusto per andare a fare due chiacchiere con della gente a caso. E nulla, andiamo a fare un pochettino di avventure qua. E poi magari ci spostiamo da un'altra parte. Anche per avere un pochettino di soldi in più, di avere un po' più di esperienza con questa gente nuova comunque, perché non sono... sono un po' le prime armi. Lui ha soltanto 3, quindi ancora abbastanza da imparare. Ah, ma è uno per schiacciare. Quindi salgono. Cioè, se combatte il tizio guadagna esperienza anche in combattimento. Ah, ma buono. Quindi potrei fare anche tipo comandare dell'altra gente per rendere tutti un po' più potenti. Cioè, potrei avere della gente potente al massimo di tutto. A navigare, ricaricare, riparare, attaccare. Poi c'è una cosa, una skin speciale che è appunto tipica di ognuno. Sono andati, non è che ce ne siamo accorti.
Brace for impact, dai. Tutti giù. Così ce ne andiamo, più 25, ok. Boh, andiamo su. Dove stiamo adesso? Qua. Facciamo ancora sta nave qua. No, questa qua che è qua accanto. No, prima avevamo detto di andare su, avevamo detto di andare a destra forse? Sì. O so, ma potremmo anche provare sotto a vedere che cosa c'è. È vero che è una roba completamente nuova, però, boh, un porto ci sarà, immagino. Ok, siamo dal lato sbagliato sto giro, quindi dobbiamo reindirizzare tutta la gente. Allora, tu spara qua, ci manca il blueprint di questa. Ok. Sì. Però sono in 6. Hanno due healer. Non voglio rischiarmela. No, hanno una buona esperienza di combattimento. Sono tanti quanti noi. No, direi di no. Ma perché si è fatto male il tizio qua? Boh. Ah, perché andai così anti-gente. No, tu vai un po' a sistemare tutte le cose che va bene. No, spegni prima. Spegni, spegni, spegni. Aia. E curarti. Che tanto loro se la cavano bene anche senza di te alla fine. Questo mezzo, se poi sparano a qualcuno, vabbè, gli diamo una mano. Vai. Cura me. Ho capito al tuo posto di combattimento. Tu vai a riparare un attimo. Che le vele sono messe un po' male. Se devo dire la mia. Ah no, tu vai a curare un attimo lui. Così sale anche di esperienza come cure. Vai a riparare questo. Tu curalo. Vado. Ok. Dai, noi stiamo andando abbastanza bene, ecco. L'unica cosa è che ci fanno un po' di danno alla ciurma, ma fa poi esperienza lui a curare, ecco, quindi. Poi non è al massimo di cura, quindi. Non ha riparato tantissimo e non ha mai combattuto praticamente lui. E magari nel combattimento lui cura in genere, quindi non è molto portato per questo. Ok, 20, altri 25 che mettiamo in saccoccia, quindi direi che nulla. Possiamo anche salutarci qua. E vedremo nel prossimo episodio se riusciamo a trovare qualcuno di sensato da ottenere per la nostra squadra. Detto questo, io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.